Buongiorno e benvenuti a tutti al Meteo Finanziario a cura di salvoimprota.it. Oggi è martedì 22 dicembre 2009. Le correnti fredde provenienti dai risultati negativi di FedEx, che in quanto azienda di trasporti è un ottimo indicatore predittivo dell'economia, il violento rimbalzo del dollaro, 7-8 figure dai massimi, le difficoltà delle banche come Citigroup, le difficoltà di Cina e Hong Kong e in ultimo le scadenze tecniche hanno contrastato la tipica voglia di rialzo della settimana di Natale e Capodanno. Tuttavia riteniamo che, nonostante questo, gli listini dovrebbero mantenere i livelli attuali e anzi potrebbero continuare ad aumentare. Questo fine settimana ho letto con attenzione le previsioni di trend di autorevoli analisti e ritengo che siamo in una fase di consolidamento, pronti a ripartire per obiettivi più ambiziosi. Per questi motivi, e soprattutto di natura fondamentale, si può vedere dalla tabella che ho pubblicato sul sito che paragona il valore del PIL e delle case confrontati con le azioni e i dati a essa relativi. Si può vedere che a fronte di un aumento di circa il 60-70% del PIL nominale e delle case, gli utili per azioni anche sono aumentati e il valore di libro anche, l'S&P 500 in realtà rispetto al 1998 nel 2009 è rimasto fermo. Importante sarà per l'indice S&P mantenere i 920-900 punti, il meno 20% dai massimi. In questa fase infatti siamo in un trading range e difficilmente prima dell'inizio del nuovo anno usciremo decisamente dal box 1120-1080, per cui l'operatività dovrebbe essere di vendere nella parte alta e comprare in quella bassa. Stesso discorso per il nostro indice che appare ingabbiato per lo più tra i 21.800 e i 23.500 punti. Apple e RIM sono interessanti e da preferire, in Italia invece ci piacciono Saipem, Espresso e Pirelli. Discorso diverso per le materie prime e per le valute ad esse collegate. Crediamo che queste siano destinate a scendere e quindi da evitare. Per esempio, se focalizziamo sul dollaro australiano e il relativo indice di convenienza di carry trade, l'indice, che è basato sul differenziale di tasso e sulla convenienza della volatilità del cambio, pur essendo il cambio ritornato sui massimi intorno a 0,90, l'indice di convenienza è basso ed è fermo a 0,5, mentre aveva raggiunto un livello di 0,9. Crediamo a questo punto che l'australiano sia da vendere sui rimbalzi. Invece in borsa, come dicevamo, da oggi fino all'inizio del 2010 dovremmo assistere a giornate tranquille, ma comunque portatevi l'ombrello. Nel caso di aggiornamenti interverremo. Sul Forex il dollaro invertirebbe il trend principale solo sotto 1,40. In questa area e soprattutto sino a 1,42 è preferibile acquistare sui cali euro-dollaro e vendere sui rimbalzi. Short sempre sull'australiano e invece sul neozelandese un po' di cautela, potrebbe rimbalzare. È da notare che ieri, per esempio, nonostante il rialzo di Alcoa, materie prime e del mercato azionario, il dollaro si è mantenuto forte. Probabilmente siamo allo spostamento di carry trade sullo yen, cosa più giusta visto anche il livello dei tassi dello yen. Pertanto andiamo short anche sullo yen. Saluti a tutti e buon trading da salvoimprota.it.